What happens if we fall ill in Europe? Cosa accade se ci si ammala in Europa? Possiamo curarci in un paese diverso dal nostro, dove le medicine costano meno e i dottori sono più preparati? E che dire a proposito del cibo? In quali paesi si mangiano prodotti geneticamente modificati? E cosa fa l'Unione Europea per difendere gli interessi dei consumatori? Per rispondere a queste domande, con noi qui a Dai Talk il commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, John Daly. Grazie per essere con noi. Cominciamo con la prima domanda. Ciao, sono Mathieu e sono belga. Perché i prezzi variano da paese a paese in Europa? Una domanda molto semplice per cominciare. Per esempio, io vivo tra Parigi e Berlino. Uno spazzolino da denti costa 4 euro a Berlino e 7 euro a Parigi. Perché questa differenza? Per molti prodotti in Europa esiste il mercato unico, ma senza una armonizzazione dei prezzi. Incidono il trasporto, i costi della distribuzione e altri fattori legati al mercato dei diversi paesi. Ma cambierà qualcosa? Andiamo verso un'armonizzazione dei prezzi? Penso che sarà il mercato a determinarla. È l'effetto della concorrenza nel mercato unico a produrre questo risultato. E sarete mai in grado di imporla agli altri Stati membri? Non credo che potremo imporre l'armonizzazione dei prezzi in Europa. Ma io e i miei colleghi lavoriamo per rafforzare il mercato unico e la competitività. Ok, passiamo ad un'altra domanda. Mi chiamo Tristan e vorrei sapere come poter essere sicuro che la carne che compriamo sia stata etichettata correttamente. La tracciabilità è un argomento importante, una questione che riguarda direttamente la salute pubblica. Come possiamo sapere da dove provengono i prodotti che compriamo al supermercato? Proprio sulla tracciabilità abbiamo approvato in Parlamento una direttiva condivisa anche dal Consiglio sull'etichettamento dei cibi e parte di questa riguarda proprio la sua origine. Quindi la imporrete agli Stati membri? La imporremo agli Stati membri, mentre per altri... Cosa potete imporre e cosa no? Sarà obbligatorio indicare l'origine della carne di manzo, di quella bovina e suina. Poi ci sono indicazioni da aggiungere su base volontaria. Ok, un'altra domanda. Sono Magda da Varsavia, in Polonia, e vorrei sapere cosa potete fare per rendere il cibo biologico più economico. Gli alimenti biologici sono molto più costosi di quelli comuni. Come possiamo contenere i prezzi? Il cibo biologico costa di più a causa dei processi di produzione. È una caratteristica comune a tutti i paesi e questo è un limite alla sua diffusione. Una scelta di qualità che intendiamo sostenere. Siamo sicuri dopo quello che è accaduto in Germania? Il caso tedesco non è legato al cibo biologico. Si è trattato di semicontaminati importati dall'Egitto. Un'informazione che abbiamo proprio grazie al sistema di tracciabilità dei prodotti introdotto nell'Unione Europea. In tempi di recessione come questi non è facile comprare cibo biologico, nessuno vuole spendere quando mancano i soldi. Certo, ma dobbiamo anche tenere conto del fatto che i costi di produzione esistono e nel caso del cibo biologico sono più alti. Ok, un'altra domanda per il commissario Daly. Salve, mi chiamo Robin, sono tedesco. Lei mangerebbe cibo geneticamente modificato? È una domanda molto diretta. Lei ne mangia? Certo, se si tratta di cibo certificato dai nostri esperti, non ho problemi.
Then yes, the answer is yes. Doesn't it worry you, Commissioner Dalli, non la preoccupa il differente concetto di sicurezza che c'è tra Europa e Stati Uniti? Le politiche non coincidono. Genetically modified food is safe. We've never agreed with them. We don't have a different policy. Non abbiamo politiche diverse, solo un diverso processo di controllo. Noi autorizziamo gli OGM solo se sicuri, secondo i nostri parametri. Non abbiamo bisogno di prendere a modello gli Stati Uniti. Abbiamo un sistema rapido e rigoroso che ci permette di valutare se ci sono rischi per la salute pubblica, scelte basate su valutazioni scientifiche. Qualunque cosa venga commercializzata nell'Unione Europea deve sottostare a questa disciplina degli alimenti, utile a garantirne la genuinità e la sicurezza. Pensa quindi che mangeremo più cibo geneticamente modificato in futuro? Penso che il cibo geneticamente modificato sarà sempre più presente nella nostra alimentazione in futuro, perché la scienza sta facendo grandi progressi in questo campo e i rischi sono in diminuzione. Quindi lei ne mangia? Certo. Ok, ora una domanda sugli interessi dei consumatori. My name is Joanna Orban. Il mio nome è Joanna, vengo dalla Polonia. Come possiamo diminuire la quantità di grassi nei cibi delle mense scolastiche? Si può fare qualcosa per fare in modo che tutti i bambini europei mangino in maniera più sana? Qui l'armonizzazione non c'entra. È piuttosto il caso di introdurre azioni calibrate. Abbiamo creato un programma in Europa con la Commissione che favorisce l'introduzione della frutta nei pasti delle scuole per abituare i nostri figli a mangiare sano. Ma se li facciamo scegliere tra le patatine e i broccoli, mangiano le patatine. E invece si sbaglia. Se sono abituati bene, mangiano i broccoli. Mio nipote, quando torna a casa, chiede cibo sano, perché è così che gli è stato insegnato. Passiamo allora ad un'altra domanda. Bonjour, mon nom est Yasmine. Il mio nome è Yasmin, sono di Bruxelles. È possibile avere un unico sistema sanitario in Europa? Torniamo alla nostra domanda iniziale. Posso curarmi in un altro paese se il sistema è migliore? Abbiamo appena approvato una nuova direttiva sulle cure transnazionali ed il diritto dei pazienti di farsi curare in un altro paese. Ma ancora riguarda pochi casi. Resta la necessità di chiedere un'autorizzazione nel proprio paese. Sembra complicato. In realtà non lo è. Abbiamo snellito molto il procedimento di autorizzazione nei singoli paesi e ciò che più conta è il rimborso delle cure che spetta al paziente una volta tornato a casa. Quindi lei si immagina un futuro in cui si potrà scegliere dove curarsi? Ciò è possibile, ma non è lo scopo di questa direttiva. L'obiettivo è costringere i governi a migliorare il servizio del proprio sistema sanitario per i propri pazienti. Capisco. E ora passiamo all'ultima domanda per il commissario Dalli qui ad iTalk. Mi chiamo Susan e vengo dall'Irlanda del Nord. Ho una domanda per lei. Ci sono disparità incredibili nelle cure riservate alle donne, soprattutto se immigrate. Vorrei sapere come affrontate questo problema per garantire a tutte l'accesso alle cure mediche. È un tema molto vasto, ma concretamente come potete intervenire a livello europeo? Credo che la disparità sia un tema delicato in Europa. Stiamo cercando di limitarla con investimenti mirati attraverso i fondi strutturali. Ciò che possiamo fare è incoraggiare i paesi ad investire di più per aumentare la qualità delle cure fornite. Esiste un dibattito a livello europeo su quale sia il modo migliore per favorire questo impegno degli Stati, proprio per introdurre misure utili e favorire la parità nell'accesso alle cure mediche. Grazie commissario Dalli. E con questo concludiamo questa puntata di iTalk dal nostro studio qui al Parlamento Europeo. Per inviarci le vostre domande scrivete a www.euronews.net/italk. See you soon.